sequenza di posizioni yoga migliorano la digestione, sostengono i processi di disintossicazione ed eliminazione delle tossine. Sono 7 posizioni che lavorano prevalentemente sul plesso solare, sull'energia del chakra Manipura relato all'elemento fuoco, l'elemento della trasformazione e della purificazione. Agiscono anche sui piccoli chakra di Sole e Luna, Surya Chandra Chakra, corrispondenti all'energia del fegato e della milza. Sono posizioni che inoltre vanno a massaggiare, a tonificare e a rigenerare le funzioni dell'intestino, aiutando il movimento peristaltico, elasticizzano la colonna vertebrale, rendendola più flessibile ed agile. Ti consiglio di eseguire questa sequenza dopo aver fatto alcune ripetizioni del saluto al sole. Se non conosci questa pratica del saluto al sole, qui sotto ti lascio il link. E puoi eseguire questa pratica anche più volte. Una volta che hai fatto le 7 posizioni, mantenendole per 5 respiri ogni posizione, puoi ripetere la sequenza di una volta ancora, per 2, per 3 volte, in base nel rispetto dei tuoi tempi. Questa lezione la suddividerò in 2 parti. La prima parte ti faccio vedere tutte quante le posizioni senza molte indicazioni, la seconda parte ti mostrerò le stesse posizioni con dei piccoli accorgimenti che puoi utilizzare nel caso in cui trovi delle limitazioni o delle difficoltà nel fare la posizione completa, in modo che puoi adattare la pratica alle tue specificità e ai tuoi bisogni. Prima di cominciare la pratica, prendi una posizione confortevole per alcuni attimi, rimani nell'ascolto e ritorna con la tua attenzione al corpo, al respiro e alle sensazioni che affiorano dentro di te. Unisci le mani davanti al cuore oppure tra le scapole. Rivolgi il tuo saluto al cielo, alla terra, allo spirito e alla materia. Sentendo il tuo saluto partire proprio dal cuore. La prima posizione è Parivritta Utkatasana, la posizione possente in rotazione, in torsione. I piedi sono uniti. Le palme delle mani sono unite davanti al cuore. Fai una profonda inspirazione, espirando ruota a sinistra, porta il gomito destro sul ginocchio sinistro. Fai leva sul ginocchio, in modo che senti la spalla destra venire avanti, la sinistra dietro, il viso si rivolge verso l'alto. Mantieni la posizione nell'immobilità, ascolta il respiro. E lentamente, inspirando, ritorna al centro e espirando, ripeti sull'altro lato. Prima ruota, poi piega le ginocchia. Appoggia il gomito sinistro sul ginocchio destro. Senti la spalla destra che viene dietro, la sinistra avanti. Mantieni la posizione. Inspirando, ritorna al centro. La prossima posizione è Utkatasana, la posizione possente. Inspirando, solleva le braccia, tese. Le porti ai lati della testa, piega le ginocchia. Mantieni la posizione ascoltando il ritmo del tuo respiro e osserva l'intensità che si genera mantenendo le posizioni. Osserva come il respiro cambia ogni volta che il corpo cambia. Inspirando ed espirando, ritorna al centro. La prossima posizione è Parivrittanjanasana, la posizione della scimmia in torsione. Anche questa è una posizione di torsione. Si esegue portando indietro la gamba destra, appoggia la punta del piede destro e il ginocchio alla terra, inspirando allunga e cresci con il vertice del capo verso il soffitto. Porta il gomito destro sul ginocchio sinistro, premi con il gomito sul ginocchio, il petto si apre in direzione del muro alla tua sinistra, la spalla destra viene in avanti, la sinistra indietro, sguardo rivolto verso l'alto, mantieni la posizione. Inspirando ed espirando, ritorna al centro. Inspirando, solleva le braccia, inarca la schiena, espirando, ritorna.
Inspira, espira, porta indietro la gamba sinistra. Inspirando, ruota a destra. Porta il gomito sinistro sul lato esterno del ginocchio destro. Premi con il gomito sul ginocchio, la spalla destra viene indietro, la sinistra avanti. Rivolgi lo sguardo verso l'alto, mantieni la posizione nell'immobilità. Quando sei rimasta in questa posizione per lo stesso numero di respiri, inspirando ed espirando, ritorna al centro, sciogli la posizione. Inspira, solleva le braccia, rivolgi i palmi delle mani verso il cielo. Espirando, torna in piedi. Divarica le gambe, aperte la misura del bacino. La prossima posizione è Paschasana, la posizione del nodo. Inspirando, solleva le braccia. Espirando, piega le ginocchia. Con le braccia vai ad avvolgere la gamba destra, appoggia la guancia destra sul ginocchio sinistro. Mantieni la posizione. Ogni volta che mantieni la posizione, ti focalizzi sull'intensità che si genera, mantenendo l'immobilità. Inspirando, sciogli la posizione. Ed espirando la ripeti sull'altro lato, avvolgi con le braccia il ginocchio sinistro, avvicina la guancia sinistra al ginocchio destro. Osserva come il tuo respiro va a massaggiare e a rigenerare intensamente tutti gli organi interni. Da questa posizione, Navasana, la posizione del vascello, una variante che agisce sui piccoli chakra di Sole e Luna, fegato e milza. Le gambe si distendono, le braccia si distendono ai lati della testa, tese, la posizione si mantiene. La prossima posizione è la posizione di Matsyendrasana, la posizione della torsione del saggio. Avvicina il piede destro al gluteo sinistro, appoggia il piede sinistro sul lato esterno della gamba destra. Inspirando, allunga tutto il busto, cresci con il vertice del capo verso il cielo. Porta la mano destra all'interno della gamba sinistra. Braccio sinistro dietro la schiena, allaccia le dita. Ruota la testa e guarda oltre la spalla. Mantieni la posizione nell'immobilità. Inspirando, sciogli la posizione. La ripeti sull'altro lato. Scambiando l'incrocio delle gambe, il piede sinistro al lato esterno accanto al gluteo destro, piede destro sul lato esterno del ginocchio sinistro, inspira, allunga la schiena, porta il braccio sinistro sotto la gamba sinistra, allaccia le dita dietro la schiena, mantieni la posizione. Mantenendo l'impegno non soltanto nella torsione, ma anche nell'allungamento. Inspirando ed espirando, la posizione si scioglie, incrocia le caviglie, appoggia le mani alla terra davanti a te e ti siedi tra i piedi. L'ultima posizione è la posizione di Virasana, la posizione dell'eroe. Le dita intrecciate, gli indici tesi. Inspirando, solleva le braccia e le porti ai lati della testa. Mantieni la posizione nell'immobilità, osservando il respiro. E dimorando nell'intensità della tua presenza silenziosa. Inspira ed espira, la posizione si scioglie.
Ed eccomi, puoi ripetere l'intera sequenza appoggiando le mani alla terra. Prima ti allunghi dalla testa ai talloni e espirando ti porti nella posizione del cane. Vieni avanti con i piedi e ripeti tutte quante le sette posizioni. Ti faccio vedere le varianti per semplificarti nel caso in cui hai incontrato delle limitazioni, delle difficoltà nell'eseguire le varie forme. La prima posizione di torsione la puoi semplificare piegando le ginocchia, appoggiando la mano destra sul ginocchio sinistro e sollevando il braccio sinistro verso l'alto. Questa è una posizione e anche uguale fai sull'altro lato. Utkatasana, la posizione possente, è molto probabile è molto frequente che la limitazione nell'eseguire questa posizione sia nel sollevare le braccia e portarle ai lati delle orecchie. Se insistiamo facendo questo possiamo creare maggiore tensione alle spalle e dolore al collo. Quindi invece di insistere, di fare a lotta con il nostro limite, è meglio sciogliere e prima preparare la posizione. E in questa posizione si può fare appoggiando le mani sulla spalliera di una sedia oppure su di una un tavolo e allungare la schiena e le spalle. Ripetendo questa posizione 2-3 volte a settimana, osserverai dei rapidi miglioramenti e poi potrai fare la posizione completa. La posizione successiva, Parivrittanasana, la gamba destra si porta dietro, appoggia la mano destra su di un sostegno, ruota con la schiena, apri il petto in direzione del muro alla tua sinistra. Vieni dietro con la spalla sinistra, guarda in alto, mantieni la posizione nell'immobilità e respira. Conta 5 respiri. E poi sull'altro lato ripeti. Gamba sinistra viene dietro, la mano sinistra si appoggia sul sostegno, la spalla destra viene dietro, la sinistra avanti, lo sguardo si rivolge verso l'alto. Mantieni la posizione. Ritorno in piedi, un'alternativa Paschasana, che è abbastanza, posizione del nodo, abbastanza difficile, una posizione che azione molto simile alla posizione di Malasana, la posizione della ghirlanda. Scendi con il bacino, se hai difficoltà a stare in questa posizione, metti un rialzo che ti si addice sotto i talloni e unisci i palmi delle mani. Mantieni la posizione per 5 respiri. La posizione successiva è la posizione di Navasana, la modifica che puoi portare in questa posizione nel caso che è le prime volte che la esegui. Appoggia bene le mani alla terra, avvicina i gomiti, apri le spalle e inizialmente puoi mantenerla anche con le ginocchia piegate, poi piano piano provare a distendere le gambe. Posizione Matsyendrasana, posizione la torsione del saggio, piede sinistro accanto al gluteo destro. Questa posizione, va bene. Metti una cinturina proprio sotto la gamba, ruoti a destra, con la mano destra afferri la cintura, con la mano a sinistra anche, e mantieni la posizione. In modo che questa tensione ti permetta di aprire bene le spalle, ricordati di sentire l'impegno verso l'alto, di allungarti verso l'alto, oltre che a ruotare. La stessa cosa si ripete sull'altro lato, sistema la cintura sotto la gamba, ruota a sinistra. Afferra con la mano la cintura, con entrambe le mani la cintura e la posizione si mantiene. L'ultima posizione di Virasana, puoi utilizzare un rialzo, un sostegno mettendolo sotto il sedere per proteggere le ginocchia, cosa molto importante, e anche le caviglie. Anche qui, se hai difficoltà o fatica a sollevare le braccia, puoi semplicemente mantenere la posizione in questo modo. Una volta che hai eseguito tutte quante le sequenze, prendi una posizione confortevole con la schiena allineata, sedendoti su un cuscino, su un sostegno,
sollevando in modo che il bacino sia sollevato rispetto alle ginocchia se hai difficoltà o fatica a mantenere la schiena dritta. La mudra per la digestione è la posizione delle mani che va a stimolare i canali energetici che sostengono la digestione e ti permettono di aumentare e amplificare i benefici di questa pratica. Si esegue in questo modo. Unisci il mignolo, l'anulare e il medio con il pollice e l'indice disteso, unisci l'anulare e il pollice della mano sinistra e mantieni questa posizione. Puoi mantenerla per 5 minuti e ripeterla fino a 5 volte al giorno. Mantieni per qualche attimo l'immobilità e l'ascolto. E osserva che gli effetti di queste posizioni sono ancora presenti nel tuo corpo e nella tua mente. In questa immobilità porta l'attenzione al plesso solare, all'energia del fuoco dentro di te e puoi visualizzare una fiamma ardere in corrispondenza del plesso solare. Questa energia di trasformazione, di potere e di forza di volontà. Osserva il ritmo spontaneo del tuo respiro, ascolta il tuo corpo. Osserva l'intensità della tua presenza silenziosa e immobile. E fai tue le parole dei saggi. Quando si ha una ferma determinazione, tutti i poteri della natura vengono ad assisterci. A concludere la pratica, unisci i palmi delle mani e rivolgi il tuo saluto e gratitudine all'universo intero, ai maestri, al cuore, alla terra. Grazie per la tua attenzione. Per scoprire e vedere altri video, seguici su passioneyoga.it. Namaste, a presto.